Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei farvi la recensione di due libri che sono, diciamo, un po' diversi dal solito, perché sono due libri illustrati e sono tutti e due dello stesso autore. Mi riferisco a Peinet. Il primo libro è questo, si intitola Viaggio sentimentale in Italia ed è un libro illustrato quasi completamente perché ci sono veramente pochissime frasi, pochissime parole all'interno del libro. Poi ve lo faccio vedere nello specifico. E l'altro libro, sempre di Peinet, è questo, si intitola Di tutto cuore. È un libro grosso, come potete vedere, formato A4 ed è anche abbastanza pesante, pesante a livello proprio di peso fisico, intendo. Allora, comincio da questo perché è il mio preferito, è veramente un libro favoloso. Io lo avevo conosciuto, diciamo così, tantissimi anni fa, quando ancora ero una bambina, grazie a mia mamma che me l'aveva fatto vedere, era in una biblioteca della nostra città. In qualche modo avremmo tutte e due voluto questo libro, ma non lo abbiamo mai acquistato. Poi in quegli anni era andato fuori commercio. Adesso però per fortuna è di nuovo in commercio, quindi potete trovarlo tranquillamente su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Io in quel periodo in cui era fuori commercio ero riuscita a trovarlo su eBay solo per 5 euro, quindi mi ero precipitata subito ad acquistarlo. È un libro favoloso, ha delle illustrazioni veramente stupende. Io vi faccio vedere com'è fatto. Allora, queste sono, io spero che si veda, ragazzi, perché il libro è veramente enorme. Queste sono alcune, diciamo, delle illustrazioni presenti nel libro. Vedete, è tutto così, ci sono veramente delle illustrazioni fantastiche, ci sono anche dei disegni in bianco e nero di questo autore, vedete? Spero che si vedano abbastanza bene. E il più però è a colori, quindi diciamo che per la maggioranza delle immagini ci sono immagini a colori. Ed è veramente un libro molto molto piacevole da sfogliare. Le parole sono poche, nel senso che voi vedete che c'è qualche frase sotto, però è un libro illustrato, quindi principalmente un libro illustrato. Veramente si sfoglia in modo molto piacevole e pur essendo un libro illustrato, comunque richiede un po' di tempo perché le immagini sono talmente belle che voi non avrete la voglia di sfogliarlo velocemente, ma avrete invece la voglia di soffermarvi su quelle immagini perché sono veramente belle. Io vi vorrei mostrare la mia preferita. Questa è la mia immagine preferita di questo libro e a me questa immagine piace perché è molto molto romantica. Io la trovo veramente qualcosa di dolce, di romantico. Io ragazzi sono un'inguaribile romantica, quindi partiamo da questo presupposto, perché io veramente sono inguaribile, cioè non se ne esce, io vedo romanticismo ovunque e da tutte le parti. Quindi in questa immagine che vi faccio vedere ancora una volta, io ovviamente ho visto subito l'aspetto romantico, perché questi due innamorati sotto la neve al freddo che si abbracciano e si scaldano, oddio, io avevo gli occhi a cuore, quindi questa è la mia preferita. Comunque ragazzi, io questo libro ve lo consiglio se vi piacciono i libri illustrati perché è veramente bello, ha delle immagini stupende, vedrete che sfoglierete le pagine e vi soffermerete su queste immagini restandone incantati e catturati, davvero stupendo. Altro libro illustrato di Peinet, questo che vi dicevo prima, Viaggio sentimentale in Italia, decisamente più piccolo e più sottile, è un libro tutto in bianco e nero. E praticamente illustra un viaggio in Italia, quindi praticamente in ogni pagina ci sono delle località, delle zone italiane, città famose, eccetera, sempre con i classici innamorati di Peinet come protagonisti. Quindi avrete l'occasione di farvi un viaggio illustrato in Italia, seguendo praticamente l'idea, diciamo, dell'autore, quindi questi innamorati che vagano e girano per l'Italia e vedrete, ah, non è tutto in bianco e nero, scusate, qua c'è un'immagine anche a colori, quindi errore mio. Adesso io me lo ricordavo tutto in bianco e nero, invece a combinazione mi è arrivata la pagina a colori, però è principalmente in bianco e nero. Quindi voi avrete proprio l'occasione, vedete qua, ve lo avvicino sperando che si veda il più possibile, di farvi questo viaggio insieme agli innamorati di Peinet per tutte le zone dell'Italia. E anche questo è un libro veramente bello. Diciamo
Diciamo che fra i due, io se dovete sceglierne uno solo, vi consiglio questo, perché questo è veramente stupendo, ha delle immagini che sono qualcosa di spettacolare e di eccezionale, quindi sicuramente questo. Questo è più piccolo, è bello, è molto carino, però non è paragonabile a questo, ripeto, perché veramente è un'altra cosa. I disegni e le illustrazioni che potete trovare qua sono qualcosa veramente di meraviglioso. Fidatevi perché veramente è meraviglioso. Ragazzi, io chiudo qua questo video, spero di avervi dato, non so, un'idea, magari anche come idea regalo, se a qualcuno piacciono i libri illustrati. Vi mando un abbraccio, ci vediamo al prossimo video, come sempre, ciao a tutti, ragazzi, buona giornata!